nazionale. Sono iniziati venerdì 19 aprile i festeggiamenti del 40° anniversario di fondazione della sottosezione del CAI di Alzano Lombardo. Per l'occasione, nella serata, è stato organizzato un incontro a memoria di Renato Casarotto. Prima cordata della solidarietà, com'è andata? Ma a parer mio poteva anche forse esserci un po' più di affluenza e sensibilità della gente, però nonostante tutto penso che poi fin fino, visto che comunque la sala sia abbastanza riempita, noi come CAI di Alzano abbiamo pensato a fare queste manifestazioni di solidarietà e proseguiremo per tutte le altre manifestazioni. L'obiettivo più importante, che è quello dell'aiutare chi ne ha più bisogno, è sicuramente però passato. Sì, ecco, questo qua è comunque il nostro obiettivo, il nostro scopo, e proseguirà augurandoci sempre comunque più gente e più sensibilità anche con il cuore gente per riuscire a risolvere i problemi che queste associazioni vogliono comunque portare a termine, come quella di questa sera, questa unità mobile. Noi vorremmo che questa sera possano raccimolare tutti i soldi che le servono per poter fare questo sogno grande che noi vorremmo portare a termine. Spero nella sensibilità e nel cuore della gente. Goretta, è grande il legame che hai e aveva tuo marito con Bergamo. Qual è il messaggio che vuoi lanciare comunque in queste serate in cui porti un po' le sue esperienze, le vostre esperienze? Il messaggio, dici, ma non lo so, che la montagna è una grande maestra di vita, io direi questo, no? Che la montagna, affrontandola nel modo giusto, come quello che ho cercato di trasmettere questa sera attraverso le immagini di Renato, attraverso anche l'esperienza proprio alpinistica di Renato, no? Vivendo la montagna nel modo più semplice e pulito, la montagna può insegnare molto. Io direi che questo è il messaggio principale. E agli alpinisti di oggi quali sono le sfide? Le tecniche sono diverse, ci sono ovviamente tanti altri metodi, forse è più facile, però insomma hanno ancora degli obiettivi da raggiungere. Ah, ci sono sempre degli obiettivi, cioè la vita è un crescendo tutto sommato, no? Per cui ognuno deve trovare la propria strada, la propria via, deve ricercarla, non è che si possa dire a priori cose, soprattutto gli alpinisti di oggi cosa devono fare. Chiaramente l'esperienza passata deve essere, deve aiutare in qualche modo, però dopo ognuno percorre i propri sentieri, anche perché i tempi cambiano tante cose e ognuno trova, deve cercare, insomma, ecco, le cose non arrivano mai così, no? E non è neanche facile dire cosa gli alpinisti necessariamente oggi cosa devono fare. La storia non va mai dimenticata, come per resto per qualsiasi altra cosa. E poi uno segue il proprio sentiero, la propria via, giusto parlando di montagna. In chiusura, l'emozione quando sei arrivata su quell'8000, prima donna a salire una vetta così alta, l'emozione che ti porti nel cuore? Ma non è in quel momento, non, il fatto di essere stata la prima, era un caso il fatto di essere la prima, nel senso che nessuno prima era salito, per cui non era quello il punto. Beh, è stata un'emozione grandissima che mi porto ancora dentro, ovviamente. Che ne so, è quello che cercavo di dire prima, no? Che non è comunque così facile. È stato, quando è stato il momento di scendere, proprio, è come se lasciassi là una parte di me, un qualcosa che avevi in qualche modo raggiunto con tanta fatica, tutto sommato, no? Che però, ecco, dovevi lasciare lì e dovevi in qualche modo portartela dentro di te. Era quella, non la sfida, come si può dire, era quello che dovevi cogliere, ecco, come cosa. Diciamo, il comune, dove era prima il comune, è la nostra meta. È un piccolo pensiero. E questo...